un'aria di festa incredibile! Rara razza di Passa Piazza, un clima un po' sempre questo qua, positivo, tanta gente. Sempre, tanta gente che vuol divertirsi, che vuol far casino, noi siamo i primi sempre in prima linea, come sono anche in prima linea i rari eventi, come sono in prima linea tutti i nostri amici, i ragazzi che stanno facendo il quadrangolare là di football a 5, che sono impegnatissimi e sudatissimi nel nostro campetto. Perché oggi succedono, come al solito, la rara razza, un sacco di cose, insomma, oltre al torneo di calcetto che leggo coinvolge sia grandi che piccoli. Grandi e piccolini, stavolta abbiamo ampliato anche i più piccolini, così almeno anche loro tirano quattro calci al pallone e si divertono. Esatto, poi c'era il spettacolo di Clownery, un altro appuntamento classico della rara razza. Sì, ma quest'anno è veramente eccezionale, perché ci sono un ragazzo e una ragazza che sono dei clown diplomati e quindi fanno degli sketch, delle sorprese incredibili a tutti quelli che si vogliono sottoposto. A me viaggiano sottoposto. Infatti vedo che si è già scontrato. Mi sono già scontrato con la bellissima, e mi ha subito marcato a foto un bellissimo neo rosso sul naso. Esatto, lo diciamo per gli ascoltatori, insomma. Perché la webcam non c'è ancora, quindi in attesa. Ti stai trasformando un pochino anche tu clown di strada. Io sono già un clown di natura, per cui ci manca poco. Poi leggo, ho giocato a dadi con la vita, cantata per la salute mentale, e cui, come dire, al centro di questa esibizione famigerati TMO. TMO in collaborazione con i rari eventi, come al solito, abbiamo preparato questo piccolo spettacolo che in effetti gioca un po' sulle parole, giocato a dadi con la vita. È una poesia, un pensiero messo in prosa, non letteraria, ma comunque in prosa, da un nostro carissimo amico che oggi purtroppo ha dato forfè per tanti gravi motivi, insomma. Ci sono giornate sì e giornate ci sono, no. Esatto, insomma. Questa è proprio una giornataccia, no. Il pallone comunque noi le vogliamo tantissimo bene, speriamo che poi dopo, su più tardi, magari riesca a fare anche un salto, quindi saremmo veramente contenti di averlo qua con noi. Come dicevo, ho giocato a dadi con la vita perché poi dopo chi ascolterà in diretta capirà il perché di questo titolo, di questo pensiero. Come al solito è abbinata la musica, sempre come la nostra specialità, e poi ci saranno abbiamo rubato a forse una delle più grandi personaggi di Milano, storici di Milano, che purtroppo è mancata anche lei, la Alda Merini, a cui abbiamo scippato alcune pezzi di poesia e come al solito li abbiamo trasformati in musica. Abbiamo poi fatto una sequenza di canzoni di grossi personaggi della canzone italiana e qualcuno meno, perché ci sono anche dei pezzi dei vari eventi, e quindi abbiamo fatto questo collage e questo spettacolo che durerà circa 30 minuti, insomma. L'appuntamento con questo è alle 5, lo ricordiamo, sempre diretta, qua dal palco di Piazza Sedimonte. Esatto, da qui diretta. Trasmettiamo. Poi in contemporanea ci sarà Ludo Butz con i suoi giochi da tavolo, che invece in questo caso sono da prato, perché ma che sicuramente incroceremo nella diretta e ci faremo raccontare un pochino cosa hanno portato. Devono arrivare perché devono montare poi dopo tutti gli ambaradani, e dopodiché ci sarà la classica band della nostra festa, i ragazzi del Vittorio Veneto, che quest'anno sono aumentati di numero, perché mi sembra che siano 16 o 18 ragazzi. Che già l'anno scorso mi ricordo erano numerosi. Erano numerosi, quest'anno hanno occupato la piazza. Parla di fiati, di violini, una cosa mostruosa. No? Comunque li ascolteremo. E Dulcis in fondo abbiamo un gruppo. Les Amiques de la Frique. Che sono un gruppo di musicisti di varie nazioni africane che ci diletteranno con queste musiche un po' loro, un po' etniche, un po' caraibiche, insomma una roba un po'
che ci porterà a viaggiare nell'Africa, nelle loro lande immense, eccetera, con due ragazzi che faranno qualche ballo, che non ho capito se sono balli tribali, che cosa siano, comunque ci saranno, non so, poi se ci sono anche le ragazze, ci fossero anche le ragazze sarebbe meglio, però vabbè, accontentiamoci dei ragazzi per adesso, no, non prevarichiamo e andiamo oltre.